Proviamo sempre di nuovo con. Iniziamo col C20, c'è C200, serie 3, che è l'aereo più forte che ho. Anche se il Reggiane da 2.0 non è da meno. Solo il mio preferito resta nel cuore, ragazzi. Il Vedra 65, che è armato fine Daddy con ben 4 file di mitragliatrici. E il mio. Bah, le mitragliatrici sulle ali, raga, è assurdo, è bellissimo. Poi si faceva ruotare la telecamera per guardarlo tutto, stai. Ecco, con C. In tutto il suo splendore. Livrea leopardata. Cerchiamo di fare più danno possibile. Ecco che già mi mirano. Sono in tanti ragazzi, ecco. Primo assalto, ragazzi, quando è così sei proprio davanti al fuoco nemico non puoi fare moltissimo. Infatti devo prendere l'altro aereo, l'ho sprecato questo qui. Vado con il CR-42. Dai, spawnami, veloce. Samasa, quello serve per decidere tu a chi fare il raid a fine live. Potevo ammazzargli il pilota e non l'ho fatto. Dai, prendi, l'ho abbattuto. Guarda, guarda, guarda. Molti viaggiano molto in alto, ragazzi. Si lanciano in picchiata. Che culo che hai avuto. Che culo. Pioggia di colpi. È eliminato. Non me l'hanno data la kill, però ho contribuito a fargli del male. Dai che stiamo vincendo. Qui questo Hurricane. Dai, muori. Quello si sono scontrati. Dobbiamo andare a ammazzare un po' di carri, ragazzi. Ma dai, Targa, non ci giochi più a sto gioco. Ti ho conosciuto la prima volta mentre giocavamo con questo. Beh, prova a beccare quelli di terra, ragazzi. Eccoli qui i carri. Anche se ho il sole contro, sarà difficile beccarli. Ah, pilota ucciso, mi hanno ammazzato il pilota, bastardi. Altrimenti lo alzavo quell'aereo lì. Si va col Breda, ragazzi. Andiamo a distruggergli le contraeree. Poi i carri. Anche se sto Spitfire mi fa subito gola. Provi a evitare i miei colpi, eh. Dai, colpo critico, sei morto, stronzo. Ce l'ho dietro, ragazzi, ne ho uno dietro.
Madonna di colpi, raga. Alzati, alzati. Eliminato. Basta. No! Ah, dai! Che cazzarone, compagno. Quello addosso si è buttato. Io cerco di fare la vittoria, di portare punti a casa, e quello si incastra col mio aereo. Questo è mio. Questo è mio. Battuto. Vedete ragazzi, con gli aerei me la cavo meglio. Sono quarto. Ah, ma sto... forse sto prendendo anche dei colpi io. Arma ingeppata. Vedete quante mitragliatrici ha, ragazzi? Lo adoro per questo, ragazzi. Ha un fuoco incrociato che è una meraviglia. Dai, Milan, che sei mio! Dai, ruotati, 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 ruotati. Spegni sto motore. Riprenditi. Serie di attacchi furtivi per 3. Dai, ne ho eliminati 4, raga. Allora, provate a rispondere, non vi mangio. Ha chiesto Nico come mai non giochi più a War Thunder. Graziani. Ah, per i rage quit, immagino, perché ogni tanto dà sui nervi. Tutte le modifiche sbloccate. Ok, si continua, ragazzi. Allora, non so cosa sia, ma va bene, sono sicuro che Nicro non saprà. Rage quit è quando l'uscita di rabbia, quando tu prendi con il nervoso, prendi, spacchi tutto e esci dal gioco se non distruggi pure il PC. Cioè, cerchi su YouTube rage quit, vedrai cose assurde. Cose che per me, che sono un amante della tecnologia, vedere quegli schermi, quei PC demoliti per la rabbia, non ha parole. Matteo, terza domanda. Come si chiama il generale tedesco in Africa? Badoglio, Guderian, Nikron, Montgomery, Rommel o Graziani? Ma Matteo, non ti ascolta, non ti segue, non gli interessa a nessuno rispondere. Anche perché molti magari realmente non lo sanno. Se non sei appassionato di storia, non è che ti ricordi il generale. Lo posso dire io, che magari amo la storia, amo questi eventi. Sì, ma sono assurdi. Io c'ho Bix Maiden davanti che già mi sta puntando. Ma lo punto pure io. Qualche buchino gliel'ho fatto. Ah! Mi ha ammazzato il pilota, bastardo. Mi ha preso nel momento che stavo roteando e mi ha beccato il pilota. Eh no, mi sa che vado subito col Breda stavolta. Questa la vedo difficile. Siccome bisogna distruggere tutti i veicoli di terra, è l'obiettivo. Quindi non... qua potrai spawnare all'infinito. Cioè, a meno. In base a quanti aerei hai. Quindi vado direttamente a sganciare le bombe sopra le postazioni antiaeree. Sì, tutto va bene.
Ovviamente cercheranno di abbattermi per primi perché giustamente. Infatti c'è pure questo. Ah, si è schiantato. Mi sembrava che volasse troppo a bassa quota. Due eliminati. Tre eliminati. Purtroppo l'antiaerea è ben conservata. 4. Lo so. Perché non l'ho preso? C'era una cortina di fumo. Faccio saltare il pilota. Lo so. Mi hanno mirato, ragazzi. Stavo facendo ben troppo danno al nemico in quell'area. No, Samasa. Nel deserto c'era la volpe del deserto. Non è Guderian. Ci sarà un perché lo chiamavano la volpe del deserto. Se cerchi su Google la volpe del deserto, trovi subito il nomino. Questo Lusku devo eliminarlo, è quello che mi ha eliminato prima. Vado, ce l'hanno con me, oh. Vedi, dei carburanti, hanno caricato finalmente le armi. Dai, oh, è nel mirino, dai. Quando non è il mio Breda, ragazzi, faccio una fatica immane. Con questo proprio qua. Questo è l'ultimo arrivato, ragazzi, di 2.0. È uno dei più fortieri che ho. Ok, eliminato. Poi adesso facciamo una navale, ragazzi. Che sono quelle dove sono a merda. Però almeno lì, ogni tanto con le torpedo riesco a fare qualcosa. Cerchiamo di raggiungere lo sto Axel 2009. Madonna, troppi secondi per caricare. Ero a corto di munizioni. E ora mi sta seguendo lui, eh. Quasi quasi ci scontriamo. Riprenditi, riprendi quota, ok. Solo io so come faccio volare gli aerei così. Ah, oppure una perdita di carburante, ancora quella di prima. Che l'ha eliminato. Ok, andiamo. Ce l'abbiamo fatta. Andiamo da David Irene. Me l'ho puntato. Eliminato. Adesso c'è lui. Vai, vai, vieni qua.
Cambio obiettivo. Lo so che ce l'hai con me. Peccato, se quello andava a segno lo eliminavo, un colpo gli ammazzava il pilota. No. Fanculo. Ho girato la telecamera, raga, e si è girato tutto il bordello, mi sono perso. Dai, però manca poco, dai, ce l'abbiamo fatta. Certe volte anche con quel pezzettino, ragazzi, si può perdere la partita, eh. Che gli rimane soltanto questa qua da distruggere. Che la vedo sulla mappa. Ah, ce l'abbiamo fatta. Ok. Eliminato. Andiamo a migliorare un po' di... Passiamo, abbiamo detto, alla marina. Ah, la marina italiana non c'è. Quindi dobbiamo per forza cambiare fazione. La marina devo prendermi quella americana o quella tedesca. Quella tedesca. Che ne ho soltanto una, questa bagnarola qui. Quindi si va con la bagnarola, il mare. Cerchiamo di sbloccare qualcos'altro. La prossima tema spazio. Siccome le navi non ci gioca nessuno, non trovi nessuno. Sì, adesso arriva Samasa. Lui di solito il quesito lo fa ogni mezz'ora. Quindi se hai adesso dato quella risposta, dobbiamo aspettare. Caccia. No, vabbè, non mi interessa. Vai, vai. Vai con la bagnarola. Alle 5, ragazzi, magari facciamo un po' di just chatting con Stream Riders. Stream Raider. Vabbè, Racer. Cazzo, la settimana vedete un gioco nuovo, ragazzi. Allora, attiviamo la barra dei torpedo, almeno so dove gli sparo. Che mira che ho, ragazzi. Bisogna conquistare i 3 punti. In fondo al mar, in fondo al mar. La 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 leru, la 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 leru. Ciao, Asus Finn. Asus Finn. Finnaso. Siamo bellissimi insieme. Vieni qua, tocchiamoci. Non ingroppiamoci però. Ho detto tocchiamoci. I giocatori molesti. Fanno subito amicizia. Dai che ci siamo. Ne ho uno davanti. Mi provo a sganciarla qui. Non so la velocità in quanto tempo arriverà. Cazzo, ne so, sono soltanto 2. Proprio ricco so. Sono andati a segno entrambi, ragazzi. Beh, adesso caricano, si caricano. È sparita dai radar. Eccola lì. Sì, vacci a capire qua come cazzo allora si sparano sti colpi. Sto migrando verso C, visto che ne ho visto 2. Vediamo se si caricano i torpedo. E provo coi torpedo a fargli del male. Anche se la vedo difficile.
Forse è un consiglio questo di pezzarlo qui. Cioè io sto facendo drift nell'acqua. Dai che lo sto beccando. Ma va a cagare. Sono affondato. Ne avevo uno solo la nave. Ah, me ne danno tre a disposizione, ok. Pianeta più grande. Sole è una stella, quindi la toglierei. Giove e Saturno sono grandi. Però Giove è più, ricordo bene, grazie della domanda. Ha vinto, brava Samasa. Assist nemico, occhio, non mi speronare. Però devi specificare, Matteo, il pianeta più grande del sistema solare, ovviamente. L'ho letta, Matteo, l'ho letta. Poi ti ha risposto pure Samasa. Matteo si è fissato, ragazzi. Si è fissato con le domande e i quesiti da fare in live. Stiamo dominando, ragazzi. Io manco sto giocando. Anzi, qualche attacco l'ho fatto pure, dai. Mi sto impegnando. Ci vogliono sicuramente delle navi più potenti per divertirsi. Con queste bagnarole difficilmente riusciamo a goderci un minimo di gioco. Perché su War Thunder è così. Cioè sì, ovviamente sono più preparati sui carri. Le navi, onestamente, mi preferisco World of Warship. Io sto shippando botte dal nemico. Ora mi giro. Aspettate, beccatevi il torpedo. E me ne torno di nuovo in avanti. Madonna, sembra che sto giocando in bicicletta, raga. Madonna, beccato, ragazzi! La torpedo ha fatto segno! Oh, voglio la clip qua, raga. Questa è clip. Scusate, oh, mi sono girato, gli lancio la torpedo e me ne vo. Una botta di culo abissale. Non si chiede l'età a una donna, Matteo. Dai che arriva all'obiettivo. Ricordiamo che l'ordine neocroniano ha molta galanteria, quindi stiamo attenti. Dai che andiamo a prendere il punto C. Questo è mio. Ecco che mi hanno lanciato le torpedo, guardate qui. Non mi fai paura, perdente. Vabbè, soltanto lontani. Dai che forse uno lo becco. Stavolta niente. Sono in fiamme. Ma vaffanculo. Bagnarola di merda. Dai, mi sono messo War Thunder a scaricarlo sulla Play. Bravo Dan. Mi sa che ci guadagni tempo e denaro giocandoci da sulla Play. Se tu PC non hai un PC performante e ti lagga, lascia perdere. Non sono suo padre, sono una ragazza e mi chiamo Samasa.
Ma tu sei suo padre? Abbiamo perso Matteo, ragazzi, l'abbiamo perso. Toglierei probabilmente Samasa. Dovevo andare a recuperare il punto B, ragazzi, che non è di nessuno. Magari io sgangerei delle torpedo. Non so se sono a carica esplosiva qui o c'è del tempo, però io le sgancio per sicurezza. Dovrebbero arrivare lontano, fino a quando non troveranno un ostacolo. Poi non so se hanno una distanza massima di copertura. Vedi, anche Dan conferma, non si chiede l'età a una donna. Comunque, siamo a metà classifica con una kill. Quella navale è più noiosa come partita, ragazzi. Non c'è tantissimo da fare. Dai che c'è lì il porto nemico. Vado 3 km. Grazie Dan per aver riscattato un cinghialotto. Pure gli aerei, cioè. Cioè, sono pure gli aerei. No, ma siamo alle porte del Giappone qua. Porto giapponese. Non avevo notato, ragazzi, non ci avevo fatto caso. Dai che prendiamo B. Quasi quasi con le torpedo beccavo il mio compagno. Ah, loro hanno le cortine di fumo, raga. Io non vedo un cacchio. Distrutto. Un altro, ah, ma è un caccia! Un caccia a pelo d'acqua! L'ha eliminato qualcun altro. E si va a prendere A, ragazzi, ma ormai manca poco. Ce n'è un altro 3 km, ma non mi interessa. Sì, ma solo visto che hai creato la clip. Mi è arrivata la notifica qui. Grazie mille. Dopo questa una qualche corsa. Sì, dopo questa facciamo le corse. Già l'ho detto prima. Facciamo un po' di just chatting e facciamo poi qualche sondaggino volevo fare pure. Perché ce l'abbiamo fatta. Acque pericolose troppo basse, ma io sono spericolato. Non ti nascondere dietro la petroliera perché mi fa incazzare, eh? No, basta, ti dovevo affondare. No, vieni qua, vieni qua, famone. Eliminata. Anche questa vittoria. Vediamo se riusciamo a sbloccare qualcosa con le navi. Ah, progresso. Sto cercando di sbloccare questa R41.